celebriamo nell'Eucaristia l'incontro con il Cristo della vita. Alla gioia di questo incontro si aggiunge un ulteriore motivo di festa per la nostra Chiesa di Vittorio Veneto. In questa Santa Messa, infatti, il Vescovo Corrato ordinerà presbitero un nostro fratello diacono, Don Luca Soldan, originario della parrocchia di Cavalier. Seguendo la tradizione testimoniata fin dall'epoca apostolica, con l'imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione, viene inserito nell'ordine sacro colui che il Signore chiama a servirlo nella sua Chiesa per l'annuncio del Vangelo e la santificazione dei fratelli mediante i sacramenti. Il ministero ordinato nella Chiesa è a servizio della crescita e dello sviluppo di tutte le vocazioni, anzitutto di quella fondamentale del battesimo, quindi delle vocazioni alla vita consacrata e alla vita coniugale, alla vita missionaria e a servizio di tutti i carismi e ministeri istituiti e spontanei che nascono dal battesimo. La celebrazione che viviamo ci permette di rinnovare ancora una volta la nostra gratitudine e riconoscenza al Signore, che continua a benedire la sua Chiesa e a prendersi cura di essa. Disponiamo ora il nostro cuore nel raccoglimento per vivere in questa Eucaristia l'incontro con Dio Padre attraverso il suo Figlio Gesù, in una rinnovata effusione dello Spirito Santo sull'intera Chiesa e su colui che sarà ordinato presbitero. Accogliamo ora il Vescovo con i suoi ministri nell'ingresso in cattedrale con il canto «Cristo, mia gioia» che troviamo a pagina 3 del libretto. La nostra gioia.
Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica più solenne, gioiosa del solito, non solo perché siamo nella solennità della Trinità, ma anche perché ordiniamo un nuovo sacerdote per la nostra diocesi, chiediamo con umiltà la conversione del cuore, fonte di riconciliazione e di comunione con Dio e con i fratelli. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Agimus tibi, propter maniam gloriam tua, Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens. Gloriae Deum in excelsis Deo. Domine Deus agnus Dei filius patris, vit ollis peccata mundi miserere nobis, vit ollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Sede sacris terum patris, miserere nobis, omnium tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum sancto spiritus, in gloria Dei patris. Amen. Gloria in excelsis. Signore nostro Dio, che guidi il popolo cristiano con il ministero dei sacerdoti, concedi a questo diacono della tua Chiesa eletto al ministero presbiterale di perseverare nel servizio della tua volontà, perché nella vita e nella missione pastorale cerchi unicamente la tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dei Proverbi.
così parla la sapienza di Dio. Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, all'origine. Dall'eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata. Quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua, prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline, io fui generata. Quando ancora non aveva fatto la terra e i campi, nelle prime zolle del mondo. Quando egli fissava i cieli, io ero là. Quando tracciava un cerchio sull'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva al mare i suoi limiti, così che le acque non oltrepassassero i confini, quando disponeva le fondamenta della terra, io ero con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno. Giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. Parola di Dio. O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Insieme. O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio. Di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i tuoi piedi. O Signore, quanto è mirabile il tuo nome. Tutte le greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani.
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia, nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. E non solo, ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata, la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio che è, che era e che viene. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Possiamo sedere. Inserito nella liturgia della parola, inizia ora il rito di ordinazione con l'appello del candidato al ministero presbiterale. Con questo gesto la Chiesa locale, secondo un'antica consuetudine, presenta l'ordinando al vescovo, il quale ne riconosce pubblicamente l'autenticità della vocazione, frutto dell'azione dello Spirito Santo.
È compito del seminario vescovile aiutare il vescovo nell'accompagnamento e nella preparazione dei futuri presbiteri, aiutandoli a scoprire i segni della chiamata di Dio. Per questo è il rettore di questo istituto a chiedere al vescovo l'ordinazione del candidato. Si presenti colui che deve essere ordinato presbitero, Don Luca Soldan. Eccomi. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questo nostro fratello sia ordinato presbitero. Sei certo che ne sia degno? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne è degno. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi scegliamo questo nostro fratello per l'ordine del presbiterato. Benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei secoli. Delle tre letture che abbiamo ascoltato, è certamente la seconda, quella tratta dall'Apostolo, che ci presenta in modo più completo il mistero che oggi celebriamo, cioè il mistero della Santissima Trinità. Potremmo chiamarlo il mistero della vita come è in Dio, nel Dio che Gesù ci ha annunciato. Fratelli, dice San Paolo, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio, con il Padre, per mezzo di Gesù Cristo nostro Salvatore. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che Egli ci ha dato. Padre, Cristo, Spirito Santo. Mi ha colpito che nel lezionario, dove sempre all'inizio delle varie letture c'è una piccola sintesi, una piccola frase che riassume il senso della lettura, mi ha colpito di trovare questa sintesi. Andiamo a Dio per mezzo di Cristo nella carità diffusa in noi dallo Spirito Santo. Se ci pensiamo, è un circolo meraviglioso quello della festa, quello che la festa della Trinità ci ricorda. Il Padre, origine di ogni bene, di ogni vita, di ogni amore, tanto ama il mondo da consegnare il suo Figlio, il quale, guidato totalmente dallo Spirito Santo, fa suo l'amore del Padre fino al dono supremo di sé sulla croce. Ma l'amore di Dio che è in Lui vince la morte ed Egli, risorto, dona a noi il suo Spirito, lo Spirito Santo. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato, ricordiamo questa parola meravigliosa, e uniti a Gesù, grazie al suo stesso Spirito, noi possiamo andare al Padre. Possiamo essere in pace con il Padre, dice San Paolo. Tutto parte dal Padre e tutto al Padre ritorna in un processo circolare di amore che ha nel Figlio fatto uomo Gesù e nello Spirito Santo i grandi protagonisti che oggi noi ricordiamo: Padre, Figlio e Spirito Santo. E tuttavia non dobbiamo dimenticare che protagonista,
anche se nel senso di corrispondere all'iniziativa dell'amore della Trinità, protagonista è anche la nostra libertà. Questo circolo non si compirebbe senza che quell'anello, magari debole e fragile, che è la nostra libertà, prenda il suo posto in una catena di amore che parte dal Padre e a Lui ritorna. È certo un anello debole e fragile quello della nostra libertà, lo sappiamo per esperienza, eppure Dio esige che esso entri in gioco. Tutto si ferma se la nostra libertà non si apre ad accogliere questo amore che Dio riversa nei nostri cuori, ma che noi possiamo anche lasciar fuori dalla nostra vita. Possiamo non accogliere. È il mistero della nostra libertà. Ed è proprio per questo, caro Don Luca, che noi oggi siamo in festa vicino a te e con te. Ringraziamo il Signore perché ti ha dato il dono di credere e di accogliere l'amore che Dio ha riversato nel tuo cuore per mezzo dello Spirito Santo. Ringraziamo perché ti ha sostenuto nel credere, a cominciare dal battesimo e poi via via, con l'amore e l'educazione cristiana dei tuoi genitori, della tua parrocchia, e poi con gli altri sacramenti, la confessione, la santa comunione, la cresima, con la parola che il Signore continuamente ti ha rivolto. Tu, un po' alla volta, hai creduto e hai accolto. Non solo, ma come accennavo, hai continuato a credere e ad accogliere, perché tanti bambini, tanti ragazzi vivono questa fase di fascino, di fiducia, di amore effettivo verso Gesù. Lo sperimentiamo nei nostri bambini, nei nostri ragazzi. Poi però, con gli anni dell'adolescenza e della giovinezza, questo affetto, questo fascino, questo amore scompare, non dico che non ci sia più, però sparisce, per ricomparire magari a volte avanti, più avanti, magari dopo tanti anni. Bene, grazie al cielo ci sono anche dei ragazzi e delle ragazze che, raggiunti da fanciulli, come è stato per te, da questo annuncio di amore, di bellezza di amore, ne restano affascinati e attratti per sempre, per sempre. Posso dire che così è stato anche per me, ma mi fa veramente piacere vedere che questo continua a realizzarsi anche oggi, il che, a pensarci, sarebbe la cosa giusta per tutti. Purtroppo tante situazioni e tanti motivi portano tanti ragazzi e giovani a dubitare di questo amore che pur nel fondo del proprio cuore si desidera incontrare e a cui si desidera rimanere fedeli. Certo, non è che non compaiano dei dubbi, delle fatiche, dei disorientamenti nella propria vita di discepoli e di amici di Gesù che rimangono fedeli a Lui. No, certamente compaiono, se non altro guardandosi in giro, perché non è detto che gli amici di Gesù, i discepoli di Gesù, siano obbligatoriamente delle persone poco intelligenti, ingenue, senza capacità critica. No, non è vero. I dubbi e le tentazioni raggiungono anche il cuore di un giovane e di una ragazza che si impegnano a rimanere fedeli al Signore. E tuttavia, proprio l'attraversare e il superare questi dubbi con un atto di fiducia ci permette di continuare a rimanere discepoli di Gesù, suoi amici, giustificati per fede. Noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Noi ringraziamo il Signore per la fede che Egli ti ha donato e ti ha aiutato a mantenere.
Questa è la prima conclusione. Noi ringraziamo il Signore perché questa tua fede si è poi tradotta in una corrispondenza, cioè in una capacità di rispondere liberamente e responsabilmente a quella che tu hai intuito essere una sua chiamata, la sua chiamata, una chiamata comunque di amore. Certo, tutto questo dobbiamo aggiungere nella speranza. Fa a volte venire i brividi, rendersi conto che la scelta di spendere la propria vita per seguire la parola del Signore, una scelta così impegnativa, che è per tutta la vita, è sospesa sostanzialmente solo a una speranza. Perché è così, se ci pensiamo. San Paolo però ci dice: ma la speranza non delude. La speranza non delude. E non delude, aggiunge, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Qualcuno potrebbe dire: ma queste sono fantasie, queste sono suggestioni che i credenti si mettono in testa. Qualche altro, certamente tu e molti altri qui, potrebbero rispondere: no, io l'ho veramente sperimentato, questo dono di amore che il Padre ha riversato nel mio cuore mediante lo Spirito Santo. Chi risponde così è un credente che fa l'esperienza dell'amore del Signore come la verità più importante della sua vita e continua a credervi. Perché tutta la nostra vita di fede è sospesa a una relazione di amore, non ad altro, che si vive nella speranza. Ma si sperimenta, perché è reale. Anche in mezzo alle tribolazioni, alle prove, certo, certo, dice San Paolo, perché sappiamo che la tribolazione produce pazienza, cioè la capacità di sopportazione, la fortezza. La pazienza produce la virtù provata e la virtù provata produce la speranza. Produce la speranza, quella speranza che non delude. È proprio la speranza, io credo, che noi in questo momento chiediamo al Signore per noi, per te, per tutte le persone che tu incontrerai. Perché se c'è bisogno di qualcosa oggi, in questo nostro tempo, è proprio della speranza. No, potrebbe dire qualcuno, della carità, certo, ma la carità, la vera carità, la potrai vivere solo se animato da una grande speranza. Questo è assodato. Altrimenti prima o poi, più prima che poi, ti stancherai e lascerai perdere. Esperienza fatta da tutti, penso. Grazie Signore per il dono di questo nuovo prete per la nostra Chiesa. Dono dell'ordinazione che è anzitutto per lui, ma che diventerà veramente tale se fatto alla Chiesa e nella Chiesa. Non è un dono chiuso in te stesso, è un dono per la Chiesa e nella Chiesa. Siamo qui, caro Don Luca, per pregare insieme e per accompagnarti in questa scelta, per prometterti che ti saremo sempre vicini con la nostra preghiera, il nostro affetto, la nostra testimonianza, perché tu sia davvero un prete della Trinità. Possiamo proprio dire che questa festa della Trinità sia l'imprinting per la tua vita sacerdotale. Don Luca manifesterà ora davanti al Vescovo e al popolo di Dio la volontà ad accogliere gli impegni che il ministero presbiterale comporta. L'ultima domanda che sarà posta riguarda la promessa di obbedienza al Vescovo, principio e fondamento di comunione nella Chiesa. Possiamo rimanere seduti.
figlio carissimo, prima di ricevere l'ordine del presbiterato devi manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Vuoi esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale nel grado di presbitero come fedele cooperatore dell'ordine dei vescovi nel servizio del popolo di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a lode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi insieme con noi implorare la divina misericordia per il popolo a te affidato, dedicandoti assiduamente alla preghiera come ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre più strettamente unito a Cristo, sommo sacerdote, che come vittima pura si è offerto al Padre per noi, consacrando te stesso a Dio insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Ci alziamo in piedi. La preghiera della Chiesa che vive nella storia e la preghiera della Chiesa che ha già raggiunto la patria eterna si congiungono ora nel canto delle litanie dei santi per chiedere a Dio, per questo nostro fratello eletto, la grazia dello Spirito Santo. Al termine delle litanie il Vescovo imporrà le mani sul capo dell'ordinando. È il gesto apostolico di trasmissione dei doni di Cristo a coloro che Egli ha scelto. Quindi, con la solenne preghiera di ordinazione che seguirà, ne verrà espresso il senso e la portata. Preghiamo, fratelli e sorelle carissimi, Dio, Padre onnipotente, perché colmi dei suoi doni questo suo figlio che ha voluto chiamare all'ordine del presbiterato. Mettiamoci in ginocchio. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Michele, prega per noi. Santi angeli di Dio, pregate per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, santi patriarchi e profeti, pregate per noi. Santi Pietro e Paolo, pregate per noi. Sant'Andrea, pregate per noi.
San Giovanni, prega per noi. San Marco, prega per noi. San Luca, prega per noi. Santi apostoli ed evangelisti, Santa Maria Maddalena, prega per noi. Santi discepoli del Signore, prega per noi. Santo Stefano, prega per noi. San Clemente, prega per noi. Sant'Ignazio di Antiochia, San Lorenzo, Santi Ermagora e Fortunato, San Cromazio, Sante Perpetua e Felicita, Sant'Agnese, Santa Augusta, Santa Teresa benedetta della croce, Santi martiri di Cristo, Sant'Agostino, San Gregorio, Sant'Atanasio, prega per noi. San Basilio, prega per noi. San Nicola, prega per noi. San Martino, prega per noi. San Benedetto, San Venanzio Fortunato, San Tiziano, San Magno, Santi Cirillo e Metodio, San Francesco d'Assisi, San Domenico, San Francesco di Sal, San Francesco Saverio, San Giovanni Bosco, Santa Brigida, Santa Caterina da Siena, prega per noi. Santa Teresa d'Avila, prega per noi. Santa Teresa di Gesù Bambino, prega per noi. San Giovanni XXIII, San Giovanni Paolo II, San Paolo VI, Beato Marco D'Aviano, Beato Luigi Tezza, Beato Claudio Granzotto, Beato Giuseppe Toniolo, prega per noi. Beato Luigi Caburlotto, prega per noi. Beata Giuliana da Collalto, prega per noi. Beata Maria Pia Mastena,
santi e sante tutti di Dio. Nella tua misericordia, da ogni male, da ogni peccato, dalla morte eterna, per la tua incarnazione, per la tua morte e risurrezione, per il dono dello Spirito Santo, noi peccatori ti preghiamo. Conforta e illumina la tua santa Chiesa. Proteggi il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti e tutti i ministri del Vangelo. Benedici questo tuo eletto. Benedici e santifica questo tuo eletto. Benedici, santifica e consacra questo tuo eletto. Manda nuovi operai nella tua messe. Dona al mondo intero la giustizia e la pace. Aiuta e conforta tutti coloro che sono nella prova e nel dolore. Custodisci e conferma nel tuo servizio noi e tutto il popolo a te consacrato. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e fondi la benedizione dello Spirito Santo e la potenza della grazia sacerdotale su questo tuo Figlio. Noi lo presentiamo a te, Dio di misericordia, perché sia consacrato e riceva l'inesauribile ricchezza del tuo dono per Cristo nostro Signore. Amen. Alzatevi.
Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, artefice della dignità umana, dispensatore di ogni grazia, che fai vivere e sostieni tutte le creature e le guidi in una continua crescita, assistici con il tuo aiuto. Per formare il popolo sacerdotale tu hai disposto in esso i diversi ordini con la potenza dello Spirito Santo, i ministri del Cristo tuo Figlio. Nell'antica alleanza presero forma e figura i vari uffici istituiti per il servizio liturgico. A Mosè e ad Aronne, da te prescelti per reggere e santificare il tuo popolo, associasti collaboratori che li seguivano nel grado e nella dignità. Nel cammino dell'Esodo comunicasti a 70 uomini saggi e prudenti lo spirito di Mosè, tuo servo, perché egli potesse guidare più agevolmente col loro aiuto il tuo popolo. Tu rendesti partecipi i figli di Aronne della pienezza del loro padre, perché non mancasse mai nella tua tenda il servizio sacerdotale previsto dalla legge per l'offerta dei sacrifici che erano ombra delle realtà future. Nella pienezza dei tempi, Padre Santo, hai mandato nel mondo il tuo Figlio Gesù, apostolo e pontefice della fede che noi professiamo. Per opera dello Spirito Santo, egli si offrì a te vittima senza macchia e rese partecipi della sua missione i suoi apostoli, consacrandoli nella verità. Tu aggregasti ad essi dei collaboratori nel ministero per annunciare e attuare l'opera della salvezza. Ora, o Padre, vieni in aiuto alla nostra debolezza e donaci questi collaboratori di cui abbiamo bisogno per l'esercizio del sacerdozio apostolico. Dona, Padre onnipotente, a questo tuo Figlio la dignità del presbiterato, rinnova in lui l'effusione del tuo spirito di santità. Adempia fedelmente, o Signore, il ministero del secondo grado sacerdotale da te ricevuto e con il suo esempio guidi tutti a un'integra condotta di vita. Sia degno cooperatore dell'ordine episcopale, perché la parola del Vangelo, mediante la sua predicazione, con la grazia dello Spirito Santo, fruttifichi nel cuore degli uomini e raggiunga i confini della terra. Sia insieme con noi fedele dispensatore dei tuoi misteri, perché il tuo popolo sia rinnovato col lavacro di rigenerazione e nutrito alla mensa del tuo altare. Siano riconciliati i peccatori e i malati ricevano sollievo. Sia unito a noi, o Signore, nell'implorare la tua misericordia per il popolo a lui affidato e per il mondo intero. Così la moltitudine delle genti riunita in Cristo diventi il tuo unico popolo che avrà il compimento nel tuo regno per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Possiamo sedere. I gesti che ora saranno compiuti manifestano la grazia e il senso del ministero ricevuto. Accompagniamo questo momento con il canto Suoi amici, che troviamo a pagina 13 nel libretto. Non vi chiamo più servi, ma amici, perché tutto ciò che il Padre mi ha rivelato, l'ho fatto conoscere a voi. Ravviva il dono che possiedi
e che ti è stato conferito con l'imposizione delle mani per il bene del corpo di Cristo che è la Chiesa. Non vi chiamo più servi, ma amici, perché tutto ciò che il Padre mi ha Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Non vi chiamo più servi, ma amici, perché tutto ciò che il Padre mi ha rivelato l'ho fatto conoscere a voi. Pasci il gregge di Cristo, guidandolo gioiosamente secondo Dio e facendoti modello di tutti. Non vi chiamo più servi, ma amici, perché tutto ciò che il Padre mi ha rivelato l'ho fatto conoscere a voi. Ricevi lo Spirito Santo Paraclito, il Padre lo manda a te con abbondanza. Gli sarai testimone sino ai confini della terra. Non vi chiamo più servi, ma amici, perché tutto ciò che il Padre avete scelto me, ma io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutti di bene. Non vi chiamo più servi, ma ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita
ciò che celebrerai conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Thank you.
creatore di uomini, e tirate le barche a terra, tutto lasciarono e lo seguirono. Inizia ora la liturgia eucaristica, nella quale il Signore Gesù viene a visitarci con la sua presenza nel pane e nel vino consacrati. Il sacerdote novello, per la prima volta, si unirà al vescovo nella concelebrazione dell'Eucaristia. Thank you.
pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. O Dio, che hai posto i sacerdoti a servizio dell'Eucaristia e del tuo popolo, con la forza di questo sacrificio santifica il loro ministero e fa che produca frutti duraturi nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito il Cristo, tuo Figlio, pontefice della nuova ed eterna alleanza, e hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti e con affetto di predilezione sceglie alcuni tra i fratelli che mediante l'imposizione delle mani fa partecipi del suo ministero di salvezza. Tu vuoi che nel suo nome rinnovino il sacrificio redentore, preparino ai tuoi figli la mensa pasquale e servi premurosi del tuo popolo lo nutrano con la tua parola e lo santifichino con i sacramenti. Tu proponi loro come modello il Cristo perché donando la vita per te e per i fratelli si sforzino di conformarsi all'immagine del tuo Figlio e rendano testimonianza di fedeltà e di amore generoso. Per questo dono del tuo amore, o Padre, insieme con tutti gli angeli e i santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Benedictus Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo
e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito e gli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nella celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con i tuoi santi Apostoli, i gloriosi Martiri, San Tiziano e tutti i Santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Assisti nel suo ministero il nostro fratello Luca, oggi ordinato presbitero della tua Chiesa. Fa che sia fedele dispensatore dei santi misteri per l'edificazione del tuo regno. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come noi dimettiamo i nostri debitori. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
con la preghiera silenziosa e con il canto disponiamoci ad accogliere il Signore Gesù risorto e presente tra noi. L'Eucaristia sarà distribuita davanti all'altare della celebrazione, nelle navate davanti agli altari laterali e in fondo alla chiesa. Accostiamoci con ordine al sacerdote più vicino. Possiamo seguire nel libretto i canti di comunione a partire da pagina 20.
mangia la mia carne e beve il mio sangue, rimane in me ed io in lui. Preghiamo. Questo sacrificio eucaristico che abbiamo offerto e ricevuto santifichi la tua Chiesa, o Signore, e fa che i sacerdoti e i fedeli in piena comunione con te collaborino con tutte le forze all'edificazione del tuo regno per Cristo nostro Signore. Amen. Dona nuovi pastori alla tua Chiesa, così abbiamo pregato durante le litanie dei Santi. Dona nuovi pastori alla tua Chiesa, ascoltaci, o Signore, abbiamo risposto. Io credo che al termine di questa celebrazione così intensa, così ricca, così bella, nasca spontanea la preghiera. Signore, sostieni, aiuta questo nuovo sacerdote, dona nuovi pastori alla tua Chiesa. Fa che coloro che tu chiami, perché il Signore continua a chiamare, su questo non c'è dubbio, abbiano la speranza, quella speranza che non delude, di poter dire sì, eccomi, sono qui. Davvero ci accompagni questa preghiera nei giorni prossimi. Signore, grazie per questo dono che ci hai fatto, dona nuovi pastori alla tua Chiesa. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio, che veglia sempre sulla sua Chiesa istituita dal suo Figlio, ti guidi e ti protegga con la grazia dello Spirito, perché tu possa adempiere generosamente la tua missione di presbitero. Egli ti renda nel mondo servo e testimone della sua verità e del suo amore e fedele ministro della riconciliazione. Amen. Faccia di te un vero pastore che distribuisce il pane e la parola di vita ai credenti perché crescano sempre più nell'unità del corpo di Cristo. E su tutti voi qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Dopo il canto finale
siamo invitati in seminario per un momento di festa con Don Luca e i suoi familiari.